calma, che era la camera con la moto, un maledetto. Oggi faccio figlio di giovane, tu di giovane. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Il sole fa capolino fra i disegni delle nuvole, ma in questo inizio di autunno la temperatura è naturalmente scesa e oggi sono alla ricerca di un buon piatto caldo. Buongiorno, a casa della signora Laura? La signorina Azzurra? Sì. Vi stavamo aspettando. Per gli dritti? Per gli dritti. Sì. Ah. Vogliamo andiamo. Andare? Andiamo, 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 andiamo. Laura! Salite, salite! Buongiorno Laura! Buongiorno signorina Azzurra, come sono contenta oggi che sei venuta, perché oggi sto preparando un piatto tradizionale, oggi fa freddo, quello ci sta bene, sto facendo i tridri. Eh sì, lo sappiamo. I tridri della nonna. Io quando ero piccola mi ricordo che mi mettevo vicino alla nonna, prendevo questa pasta, facevo dei pisellini che la nonna diceva si chiamano tridri, io dicevo no, sono pisellini. E poi da sempre con la mamma, è rimasta una tradizione, li devo fare ogni anno, sia a Capodanno e sia il martedì di Carnevale. Però tutto l'inverno, tutto anche l'inverno, quando fa proprio freddo. Quando fa freddo, è un pasto bello che è sostanzioso, è caldo, tutte queste cose. E oggi di questi parliamo insieme a Laura e alle sue amiche. Noi siamo pronti per i tiddi. I dritti, li dritti, come si dice? Io ho un po' di difficoltà. Con la C, dritti. Dritti. Ho fatto a fontanella la semola, ho messo 3 uova, adesso la sto impastando. Sono fatti semplicemente di questi ingredienti, uova e semola, giusto? Mi ricordano un po', io vengo da Nardò, i millaffanti, almeno noi così li chiamiamo, però sono un po' diversi perché loro, i millaffanti, hanno pure del prezzemolo, il formaggio... No, per cui è un po' diverso, però insomma la famiglia possiamo dire che è quella, giusto? Anche quelli vengono fatti nel brodo, per cui. Però oggi siamo ad Arnesano e ad Arnesano li tridi, serve altra semola. Serve altra semola. Li tridi li facino così. E vedrete pure di che forma li fanno, perché sono rotondi, 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 rotondi. Invece magari nei comuni li fanno più frastagliati. Non mi stanno calcolando le donne perché sono ormai al lavoro, per cui seguiamo questo lavoro. Carmelina Piccicchi. Li sta facendo Piccicchi, no? Non è, no, il suo Piccicchi. Guarda, la pina li sta facendo più grossi. No, guarda. No, no, pure la io, pina li sta facendo Lenghi. Ah, Lenghi, poi li faccio rotondi, la giocata. Rotondi. Ma li faccio rotondi. Quello è il bello, molto bello. Allora, una persona di Copertino pure mi disse, no, io li faccio pure i gigi, sì, come li faci? Dice, io li faccio, dice, semola. Dice, un poco di acqua, metto proprio uno solo, uovo. Però, dice, ecco, li faccio così, dice. E qui ci sono gli gnoccoli, dissi io, questi così si facciano. Sì, così fai... lunghi. Ah, più lunghetti. Ecco, così. Come la spicanarda, fanno, che la si fanno vigilia... con lo baccalà la vigilia di Natale. Ah, ho capito. Quindi sono un'altra sì. cosa, invece questi sono i gigi, su diversi propri.
quando sto da solo a casa, perché non è che ho tempo di fare queste cose qua, me li faccio così e me li taglio con il coltello, eccole così. Vabbè, tu ti sbrighi presto. Sì, come sbrigo perché... Ma poi non bene non tondi, erano quadrati. Ma non tondi, erano benissimo. Guarda, Ah, sei dopo Luigi? No, Luigi è proprio qui. Questa non è tradizione. Scusa, così sbriga questa. Perché sbriga. A già ci stanno fatto. Con le mano, la pazienza, piano piano. Mezzo chilo di farina, di semola e 3 uova, ci vogliono 2 ore per fare i tritri. Altro che... Che ci sto pensando? È il brodo! È tutto pronto, signorina azzurra! Ah, Mariani, andiamo, eccolo qua! Profumatissimo questo brodo! Di gallina vecchia, iaggina vecchia! Cioè, con gli dritti sono lo brodo di gallina. Gallina vecchia fa buon brodo. Va bene. E mo... Adesso la spelliamo qua la mettiamo nei tritri. Adesso abbiamo setacciato la farina, per cui sono pronti per essere messi nel brodo. Il brodo è pochino, però dopo lo aggiungiamo piano piano. Ecco qua. Quello è l'altro brodo. Questo è l'altro brodo. E incominciamo ad aggiungere. Questa è una lavorazione lenta. Lentissima. Anche un paio d'ore arriva a durare? Sì. Un'ora e mezza abbondante. E ecco. Quando capiamo quando sono pronti i tritti? Quando sono diventati belli gonfi gonfi. Gonfi gonfi. Guarda, vedi? Bisogna sempre girare, altrimenti se non giri sempre, si incoggiano, ecco, parliamola all'arnisanese, si attaccano sotto. Bisogna mettere sempre, aggiungere il brodo e sempre girare. Ci vuole parecchio, ci vuole 1 ora e mezza. Adesso abbiamo messo i filetti di gallina e cosa aggiungiamo? Un po' di formaggio. Un po' di formaggio. Adesso ne mettiamo un poco. E poi ognuno... Ognuno dopo se lo mette nel piatto suo, se ne vuole. A gradimento se ne aggiunge un altro poco. Così i gigi sono pronti. Sono pronti? Pronti, pronti per mangiare. Possiamo mangiarli? Possiamo mangiare. Avete apparecchiato! A Lusalento face sempre caldo, non stiamo sopra. Ah. Che sopra face sempre freddo, con le giacche e con i cappotti. Ah. Vabbè. Noi stiamo sempre sbracciate qua. Mena, mo te scarfi con le gigi, no? Guarda, che se non mo di freddo non mangiamo niente in prima, dai, che ha messo tanto tempo con le fazzo, dai. Mm.
Vedi, che indore c'è qua a casa? Che andore, dici, allora ci sto finendo voi. Vai Salvatore! Quasi Maria, dai! Quasi! Cosimino, e questa che cos'è? Visto che doveva venire a Zurra in Arnesano, alla conduttrice, e io ho voluto dedicare una poesia di Arnesano. E leggila. E la leggo. Allora, il telegramma in Arnesano, con la conduttrice azzurra de razza. Sono un uomo anziano, con una voglia pazza, a vedere da vicino la conduttrice di telegramma, la bella donna azzurra de razza. Presenta un programma che tutti noi fa sognare, un programma bello a vederlo, il tanto applaudito talento da mare. Il suo nome è azzurra, però d'un altro colore. Presenta pasti tradizionali di buon gusto e sapore. Oggi in Arnesano, un paesino di evento passato, con una storia di nobili e signori del marchesato. E dico una frase in dialetto, i vecchi gusti sono sempre grigi, una minestra con brodo di gallina e tanti saporitissimi tigi. E la conduttrice azzurra, i pasti conosce la cosa e li assaggia tutti perché a mangiarli è golosa. In ogni paese c'è una tradizione e un piatto squisito può presentare e la bella conduttrice non esita a mangiare. E noi tutti in Arnesano contenti, non vogliamo perdere la tradizione lontana e con tanto rispetto facciamo auguri alla conduttrice azzurra di Telegramma. Manifesta i nostri impasti che degli altri paesi sono diversi e vogliamo che i pasti tradizionali, grazie al telegramma, non siano persi. Il Telesalento, tutti lo vogliono ascoltare, grazie alla bella conduttrice del Salento da mare. Io mangio i tigi, che sono saporiti e belli, lo dice chi scrive questi versi, il poeta Cosimo Peceghi. La bella conduttrice si chiama Azzurra, ma è bionda di capelli e fate tutti un applauso con auguri di Cosimo Peceghi. Grazie Cosimo. Allora, ora abbiamo finito, per cui saluta alla telecamera e di alla prossima, che questo servizio si ferma qui. Io vi ringrazio che siete venuti e spero che tornate tanto presto, che vi accoglieremo con piacere. Alla prossima!